Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo della laurea in scienze della produzione animale. Lo facciamo con il nostro ospite Roberto Bettuzzi, che è laureato proprio in questa disciplina. Roberto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Grazie Buongiorno e grazie di essere con noi. Ho piacere a a voi. parlare con te perché spesso si parla molto poco della laurea in scienze della produzione animale, no? E quindi spesso non si capisce esattamente che cosa fa un professionista laureato in quella disciplina. Quindi lo chiedo a te, quali sono poi gli sbocchi lavorativi? Allora, guarda, gli sbocchi lavorativi sono molteplici, nel senso che c'è la possibilità di avere come sbocco lavorativo immediato, ad esempio, la libera professione. Noi, come laureati in scienza della produzione animale, siamo al di sotto degli ordini di tipo agronomico, quindi possiamo entrare nell'ordine dei dottori agronomi, dei periti agrari o degli agrotecnici, agrotecnici laureati, ok? E quindi questa, diciamo, è la libera professione. Poi però ovviamente il laureato in scienza produzione animale può entrare anche in numerosissime aziende, quindi ad esempio può svolgere compiti di responsabilità, ad esempio in aziende mangimistiche, può avere responsabilità ad esempio in allevamenti di grossi animali, ma anche di piccoli animali. E infatti adesso come adesso il mondo fondamentalmente delle cosiddette scienze zootecniche della produzione animale si è molto ampliato, nel senso che quando la laurea a suo tempo è nata, quindi intorno agli anni 70, se non erro, praticamente il mondo era principalmente concentrato sui grandi animali e sullo sbocco zootecnico. Oggi come oggi invece si dà grande risalto e grande spazio anche agli animali da compagnia, quelli tradizionali, quindi ad esempio cani e gatti, ma anche a tutti gli animali non convenzionali. Quindi diciamo che poi lo sbocco professionale è molto ampio e quindi poi ogni collega sceglie quello, l'ambito insomma di suo interesse, perché comunque noi possiamo per ogni animale di cui ci andiamo a occupare andare a considerare gli aspetti gestionali e tecnici, quindi di allevamento, ma anche appunto ad esempio la nutrizione, la genetica, il miglioramento genetico, la corretta gestione dell'allevamento e delle pratiche appunto di allevamento. Possiamo occuparci anche della parte economica, quindi della corretta gestione economica dell'allevamento. Quindi poi ovviamente ogni collega Sì. sceglie quello che è il suo ambito di interesse, È insomma. molto interessante perché è veramente molto vasto e quindi offre veramente molte Certo. possibilità lavorative. Prima di salutarci però ci tenevo a farti anche un'altra domanda perché spesso viene un po' confusa questa figura con la figura del veterinario in certi contesti, però sono due professioni distinte. Diverse, assolutamente sì, nel senso che appunto il medico veterinario appunto è un medico, mentre noi siamo dei consulenti tecnici o comunque dei professionisti tecnici, ok? Quindi la differenza appunto è che il medico veterinario appunto è un medico e quindi il suo scopo ovviamente è principalmente quello di occuparsi della salute dell'animale, ok? E ovviamente della diagnosi e della terapia e della risoluzione appunto della casistica per far tornare l'animale in uno stato di salute ottimale, mentre invece il dottore in scienza produzione animale ha lo scopo di gestire al meglio l'animale, perché appunto poi le problematiche di salute siano più lontane possibile, insomma, no? Quindi fondamentalmente noi ci occupiamo principalmente di adeguata gestione del benessere Mi animale, verrebbe ok? da dire Quindi anche di prevenzione. sì, esatto, cioè tutto quello che consente all'animale di, diciamo, vivere una vita che sia vissuta nel modo più corretto possibile rispetto a quelle che sono le sue esigenze etologiche fondamentalmente, no? È la differenza. Quindi appunto il medico veterinario è un medico, noi invece siamo tecnici.